Iniziamo questa famiglia importante, la famiglia delle brassicacee. Perché è importante? Perché, ripeto, troviamo all'interno tutto un contesto di piante fondamentali utilizzate a scopo alimentare. Qui voi troverete cavoli selvatici, senape, troverete ravanelli, rafani, troverete rucola, tutto un contesto di piante fondamentali e facilmente inquadrabili e ricollocabili alla famiglia, perché tutte queste piante che ho nominato hanno in comune la struttura fiorale. Allora, io già sto mangiando e sei ancora vivo, ma quindi semplicemente una pianta commestibile. Mi sono permesso di assaggiarla semplicemente perché già mi ero fatto un ragionamento. Allora, se voi osservate la struttura fiorale, vi rendete conto che è formata da quattro petali, quattro sepali, sei stami, tetradinami, quattro più lunghi e due più corti, e poi un frutto. Qua c'è pure il frutto. Guardate qui, alla base. Ecco qua. Tra l'altro il frutto, essendo pure maturo, noi possiamo notare che c'ha un becco, guardate qua. Molto lungo. Vedi? Questo qui è un becco che è molto più sviluppato rispetto alla zona dove vengono prodotti i semi. E già con questo ragionamento, solo osservando la struttura fiorale, siamo sui senape. E la struttura, insomma, dei frutti, già siamo sul genere Sinapis. Sinapis. Questa invece è la parte più giovane, cioè l'individuo più giovane. Questo deve ancora fiorire, naturalmente diventerà così quando si sviluppa e matura. Ci sono dei caratteri che comunque vi aiutano tantissimo. Allora, il fusticino è violaceo, però se voi osservate in controluce è tutto setoloso. Io poi, per avere la conferma, l'ho assaggiata, perché deve essere dolce, non deve essere piccante. Visto? Osservate questa, sembra praticamente uguale. Uguale, sì, sì. Però le uniche differenze che voi potete notare fra questa e questa è che questa è piena di setole, questa invece è glabra, liscia, non ha peli. Questo è un dettaglio fondamentale. Se poi voi non ha peli sulla lingua, brava. Questa qui, se voi l'assaggiate, vi renderete conto. Prima provo io, faccio l'esperimento su di me. Se sopravvive. Rendetevi conto di che differenza enorme, siamo ai poli! Carissimi appassionati di flora limurgica siciliana, siamo arrivati alla fine di questa giornata, questo sabato, all'insegna della raccolta delle erbe selvatiche. Guardate qui che panoramica che facciamo di un insieme di piante che oggi abbiamo raccolto nel territorio di Palermo, tra Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi. E adesso ci appresteremo a descrivere le piante singolarmente. Iniziamo da qui. Quella che vedete è la famosissima borragine. La borragine è molto apprezzata. Noi l'abbiamo raccolta perché la cuoca ce la preparerà in pastella. Una pastellaccia, diciamo, questa qui. Tagliamo la lamina, la facciamo in pastella e poi fritta, questa è eccezionale, e poi ci delizierà, sempre con la borragine, con un risotto con crema di borragine, veramente incredibile. Ottima, veramente non vedo l'ora di assaggiarla e mi esce l'acquolina dalla bocca. Continuiamo con le nostre verdurine. Questa è una specie, devo dire, da poco conosciuta dai siciliani. Sono i famosi aprocchi, un scientifico, Centaurea calcitrapa. Questa è una specie che ha la caratteristica di avere questa, è una specie erbacea certamente, ma che ha il sapore di carciofo.
è un sapore particolare, molto deciso, veramente buono. Questa qui la faremo panata e fritta. Dopodiché continuiamo con i nostri tanto amati e apprezzati giri Beta Vulgaris subspecie marittima. Questa qui la degusteremo con i ceci, quindi nel misto di ceci, quindi molto molto interessante questa proposta. Poi abbiamo qui tutto un contesto di brassicace, i parenti del cavolo, insomma, questi qui sono. Nel senso che troviamo diverse brassiche, abbiamo anche il genere Raphanus, lo stato spontaneo, abbiamo la brassica nigra, quella che viene chiamata in dialetto sinapa, con il tipico sapore forte, deciso, piccante, amaro allo stesso tempo. Questa qui la mangeremo con la pasta, e poi faremo anche una frittata, una sorta di frittata strapazzata con le uova. È veramente interessante anche questa proposta. Continuiamo, qui abbiamo il gruppo dei cardi, in particolar modo abbiamo raccolto il cardo mariano, una specie abbastanza comune nei nostri pascoli, mediterranei, facilmente riconoscibile proprio perché presenta queste foglie con queste chiazze bianche evidenti. Noi mangeremo la costa, sbollentata e poi mangiata con olio e limone, e l'altra, una parte la faremo in pastella, perché le pastelle non devono mancare. Dopodiché siamo nell'angolo delle spadellacee, siamo qui con il gruppetto delle cicorie, questa in particolar modo siamo davanti a quella che chiamano spiredda, la spiredda è il Mintotheca echioides, dalla sua foglia ruvida, ma allo stesso tempo nel misto metteremo anche Urospermum dalle sciampi, chiamato anche boccione maggiore. Dal sapore tipicamente amaro inseriremo anche un poco di cardella nel misto. Questa qui la faremo spadellata, le faremo spadellate con aglio e peperoncino, naturalmente. Poi continuiamo, infine, per sgrassare tutto, se così possiamo dire, abbiamo una verdura mista a crudo, naturalmente questo lo mangeremo a crudo, faremo un'insalata rappresentata dalla Fedia graciliflora, quindi la lattughella, abbiamo anche la cardella, quindi la Soncus tenerrimus, questo qui in particolare, e poi abbiamo raccolto anche Elochadium nodiflorum, il sedano d'acqua, quindi un mix di sapori veramente unici. La caccialepre, questa ottima da mangiare cruda, con il suo sapore tipicamente dolciastro, con un retrogusto veramente particolare. E poi per colorare tutto metteremo le ligule della calendula, la calendula suffruticosa. Quindi sarà domani un'insalata rappresentata da un mix di sapori, un mix di colori. Quindi questa sarà domani una giornata indimenticabile. Naturalmente ci rivedremo domani, perché tutto quello che state vedendo adesso domani lo vedremo preparato e pronto sopra i nostri piatti. Assaggiamo il cecio con la Beta vulgaris specie marittima alimurgica, raccolta con tanto amore da noi. Vediamo, assaggiamo. Questo è il primo piatto che viene proposto dall'agriturismo Casale Vagliagnini. Assaggiamo. Ah, questo lo sapevo.
manine, eh? Questo è qui che stiamo mangiando adesso. Sono le coste del carno magrello. Pulite, sono state eliminate le lamine, sono state sbollentate semplicemente, olio e limone. Passaggio. Sono emozionato. Adesso una bellissima invitante frittatina con la sinapa. Penso che... veramente eccezionale. Adesso non è una fetta di carne, eh? Una foglia di borragine. Foglia di borragine in pastella. Questa è una pastellata. Veramente incredibile. Adesso ci appresteremo ad assaggiare la centaurea calcita, detta volgarmente approccio. Guarda che c'è qua, guarda che meraviglia. Aglio e olio sbollentati. Panate e fritto. Panate e fritto, vediamo. Non pastellata, panata. Quindi è un po' più. Adesso ci appresteremo ad assaggiare la spragine, il minto dei caichioides, l'urospermum dalle sciampi, chiamato anche per gli amici boccione maggiore. Penso che sia abbastanza amaro. Va bene. Amaro, leggero, veramente piacevole. È arrivato il primo, non sarà né il primo né l'ultimo. È il primo primo. L'odore è molto invitante, molto invitante. Certo, certo, facciamo una prova assaggio. Odore di borraggio, non ci sono dubbi. Qualcuno ha perso questi occhiali, erano davanti. Qualcuno ha perso questi occhiali. Mantecato al punto giusto, veramente buono. Questa è una crema di borraggio veramente eccezionale. Buonissimo, buonissimo, complimento alla voce. Concludiamo il secondo primo. Pennette con brassica nigra e ricotta. Eccezionale, eccezionale veramente. Un'insalata che non vedrete tanto facilmente. Questo è un mix di insalatine a chilometro zero che comprende calendula, e vabbè, lattughella, sarebbe fedi e graciliflora, questa qua. Poi abbiamo, cosa abbiamo? Ah, abbiamo anche il sedano acquatico e lo Shadium nodiflorum, sedano acquatico. Abbiamo anche la caccia lepre, Reicardia picroides. Poi che c'è? Vediamo che c'è. 5. L'ombelico di Venere, eh?